Buonasera a tutti. In questo video volevo fare delle precisazioni, ovvero è uscito un post dove io chiedo se voi pensate che io sia cristiana o musulmana. Innanzitutto, io sono una vera credente nel Messia, ovvero una vera credente in Gesù. Il Corano dice che Gesù è la parola di Dio, imminente in questo mondo e nell'altro, uno dei più vicini a Dio. Quindi lo definisce puro e santo, mai toccato da Satana, ovvero dice la verità. Quando nella Sura Mariam viene definito un segno della misericordia di Dio, e quindi secondo alcuni esegeti musulmani è una misericordia per coloro che credono in Lui, sta dicendo le stesse cose della Bibbia. Poi vorrei fare notare che credere in Gesù è essenziale in questi giorni che sono i giorni del Dajjal, ovvero i giorni in cui il falso profeta sta diffondendo le sue menzogne sulla terra. Con ciò che voglio dire, non è che io sto dicendo che i musulmani che seguono il profeta Muhammad stanno sbagliando, però dovrebbero dare la giusta importanza a Gesù, perché sarà Gesù a tornare alla fine dei tempi per giudicare il mondo. Infatti è scritto che egli è un segno dell'ora. E chi è che sconfiggerà l'anticristo presso la porta di Lud? Sarà proprio Gesù. Quindi le false dottrine sono naturalmente quelle che si sono diffuse dal concilio di Nicea in poi. Quelle false dottrine che furono a quei tempi diffuse dagli uomini, perché a quei tempi non vi era il Dajjal, il falso profeta. Il falso profeta sta invece operando proprio in questi giorni, sta diffondendo le sue menzogne. Se noi guardiamo l'escatologia islamica, ma anche l'Apocalisse di Giovanni, è detto che il falso profeta svierà molti. Quindi vi sarà un preciso momento in cui questi emergerà e dominerà anche le potenze politiche, ovvero influenzerà i governanti. Per ora li sta influenzando in modo subdolo, ma giungerà ad influenzarli apertamente. E come ingannerà i cristiani i trinitari? Noi sappiamo che i trinitari credono che Gesù sia Dio, non che sia il più grande dei profeti e il primo angelo in cielo, cioè la verità, quella stessa verità che proclamava Ario. Ma le menzogne che si diffusero col concilio di Nicea non furono diffuse da Satana o dal Dajjal, erano frutto del ragionamento di uomini. Qua stiamo parlando di qualcosa di più grande, cioè del servo di Satana che opererà sulla terra. Ingannerà i cristiani trinitari dicendo prima di essere il Messia e poi di essere l'incarnazione di Dio, ovvero di essere Gesù Cristo. Ma ingannerà molti, in realtà non sarà Gesù Cristo, ma sarà il falso profeta. Quindi quando questa persona emergerà e non scenderà dal cielo, come invece sarà per Gesù Cristo, perché Gesù Cristo, come è andato in cielo, così scenderà dal cielo, è detto anche nell'Apocalisse di Giovanni. Quindi guardatevi da questo, che dirà di essere il Messia, ma non sarà il Messia. I suoi prodigi in realtà saranno inganni. Quindi quei giorni stanno per arrivare. Già ora viviamo nei giorni del Dajjal, ma l'inganno sarà ancora più grande. Quindi in quei giorni vi dovete aggrappare alla fede in Gesù e dovete dire: non c'è altro Dio che Allah o Yahweh. Giustamente nella Bibbia Yahweh, come si presentò a Mosè sul Sinai, è Gesù Cristo, il suo profeta, il primo angelo in cielo, colui di cui predicarono tutti i profeti. Chi non crede in Gesù, per questo è già perduto in questi giorni. Credeteci veramente, perché il momento in cui l'anticristo si sta per manifestare è ormai vicino. Con questo è tutto, vi saluto.